signora mangia il pollo. Non mangia il pollo, ma troncio pelle, posta frolle, vela, scendore, chi era? Una lettera per te. Oh, una lettera della mia mommy. Ah, e che cosa... Vieni, su, leggila. Dimenticavo di dirti che dopo che tu e Stanlio siete partiti, i vostri fratelli gemelli Alf e Bear, evasi dal riformatorio, sono scappati su un piroscafo. Di lì a 3 giorni, dopo un ammutinamento venuto male, li hanno presi e impiccati. Oh, è terribile! E che questo ti serva di lezione, Mammy! La vita a volte è drammatica. Sì, a volte la vita è una grammatica. Fortuna che tuo padre all'ergastolo non l'ha saputo. Dove vai? A far vedere la foto a mia madre. Ma dica, vieni qui, stupido. Ma sei impazzito? No, no. Se le nostre signore sapranno che avremo 2 fratelli, poco di buono. Chiederanno subito il divorzio. E noi perderemo prestigio. E tutta la comunità ci darà l'ostracismo. Senti, a me le ostriche mi fanno... A me le ostriche mi fanno male e poi tutti abbiamo qualcosa da nascondere. Non ha alcuna importanza. Non devi raccontare a nessuno questa storia. Se lo fai, sarà la nostra fine. Senti, se è così grave, forse sarà meglio bruciare le prove. E così nessuno ne saprà mai niente. Salam. Salut. Non è questo il momento. Hai un fiammifero? Certo. Hai presto. Stiamo bruciando il nostro passato. Su, svegliati, Betty. Scendi su, Betty. No, tienila tu. Dove vieni? Fa finta di niente. Sto bruciando. Ti spingo io, aspetta. Cosa è successo qui? Te, tesorino. Vado io. Questa è la signora Pancintron. Ce ne dobbiamo andare. Oh, buonasera. Facciamo la signora Pancintron. Ciao, dolcevola. Oh, no, lei no. Su, andiamo, altrimenti arriveremo tardi. Oh, io sto bruciando ancora.